Quindi buonasera a tutti, benvenuti. Ci vediamo insieme un paio di video proprio per riflettere sia sulla posizione, diciamo, di quello che dovrebbe essere il tutor di un corso, ma anche sull'utente, quindi sul corsista e sulle difficoltà che, anche se non a questi livelli, ma diciamo ogni corsista, ogni persona, che sia un docente oppure no, comunque può vivere in prima persona proprio per il disagio che affronta quando non conosce bene lo strumento. Ciao, buongiorno, sei frate Gaetano? Sì, ciao. Ciao, buongiorno. Dimmi, qual è il problema? Beh, sto coso. Siediti, siediti. Ah, sì, grazie. Non ho combinato niente a causa di questo coso. Ah, mi dispiace molto. Guarda, in effetti abbiamo avuto un po' di problemi con questo nuovo sistema e tutti ci Sì. chiamano. Che Sta lì, succede? non Ma hai riesco. provato ad aprirlo? Aprirlo? Se fosse stato così semplice non avrei chiamato l'help desk, no? Hai Vuoi un bicchiere ragione. d'acqua? No, 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 grazie. Guarda, ti faccio vedere rapidamente come Ah. funziona. Allora, tu per aprirlo, per iniziare, apri così, ok? È aperto questo libro. Sì, ma io ci ho provato, Ci hai ma provato? sì, ma dopo un po' il testo finiva, e non riuscivo ad andare avanti. Guarda, ti spiego. Dentro questo libro ci sono diverse pagine e dentro ogni pagina c'è del testo. E quindi tu puoi girare, adesso ti faccio vedere, guarda, prendi una pagina, giri questa pagina, qui all'angolo, giri. E il testo continua, ok? E quindi se voglio posso tornare indietro? Esattamente, guarda, se tu vuoi tornare indietro, prendi l'angolo della pagina e torni indietro e trovi lo stesso testo di prima. Dov'eri prima? Esattamente, Ah, ok, allora, finisci qui e continui qui. Fantastico! E quando finisci cosa faccio? quando finisci, prendi la copertina e lo chiudi così. E trovi tutto quello che vuoi qui dentro Tu sei salvato. sicuro che non perdo nulla del No, testo? no, non ti preoccupare, non perdi niente, è sicuro solo se gli dai fuoco, ma non sta bene. Che sono ancora abituato a usare queste Lo pergamene, devo so, prenderci la è la mano con tecnologia. sto coso chiamato Libro, 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 sì, sì. libro. Ok, bene, tutto ok? Sì. Aspetta, fammi vedere se ho capito. Allora, Proviamo. io apro così, Ok. com'è che hai fatto prima? Hai detto giro la pagina e torno indietro. Ok. Quando ho finito chiudo. Esatto. Ok, ti saluto. Ciao. Aspetta, aspetta! Cavolo, non ci posso credere, non Ma si no, apre più! guarda, no, stai sbagliando lato, stai sbagliando lato. Perché c'è un lato? Sì, guarda, ti faccio vedere. Si Ma non è apre. uguale. No, non è uguale. Si apre da questo lato così, ok? Ma scusa, ma tu hai letto il manuale che ti abbiamo mandato? Manuale? Sì, il manuale per usare il libro. Questo. Ah, sì, ma ho lo stesso problema. Quale? Non riesco a aprirlo, guarda, non si apre, Oh guarda. cacchio, non ci avevamo pensato. Questo è il primo dei due filmati che vi volevo far vedere stasera. E dei due perché pensavo di farvi vedere il secondo, poi magari ne parliamo un attimino, anzi proprio la cosa mi piacerebbe aprire un piccolo dialogo su questo. Il secondo che ho pensato di farvi vedere è un filmato in spagnolo, che invece al contrario, anche perché altrimenti appunto sarebbe un errore, ma ne riparliamo in seguito, esalta il valore del libro, prendendo un po' in giro la tecnologia. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página.
Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los bugs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marca páginas permite abrir el bug en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el bug se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en bugs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo bug si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de bug mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de bug para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Bug es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Bug está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Bug. Puede apparire anche esagerata, ma in realtà non lo è. Perché? Perché quando uno strumento non lo conosciamo, ci possiamo trovare minimamente di fronte a difficoltà simili. Anche all'interno dei corsi, l'abbiamo riscontrato proprio anche lo scorso anno io e Paolo, all'interno dei forum, spesso si percepisce proprio l'imbarazzo anche di porre una semplice domanda, perché magari qualcuno si perde e dice ma così passo male, passo proprio da ignorante, ma e tutti noi siamo ignoranti, cioè o nel senso, lo traduco, tutti noi dobbiamo apprendere sempre qualcosa, meno male questo è un mondo talmente vasto e talmente in continua evoluzione che diciamo se abbiamo un minimo di passione non ci stanchiamo mai, perché escono sempre strumenti nuovi. Infatti per esempio l'ho già detto, questo corso diciamo è la ripetizione di quello dello scorso anno, però ovviamente è nel nostro interesse in prima persona che questo si evolva, in che modo? Aggiungendo ovviamente del materiale, aggiungendo le novità, avendo per fortuna anche persone già esperte o che hanno già esperienza e che desiderano mettersi in discussione e appunto approfondire, quindi ci auguriamo che da tutto ciò nasca anche della collaborazione e dell'interazione, che liberamente ogni corsista risponda anche agli altri corsisti, cioè i tutor sono chiamati in prima persona a far questo, però ovviamente può rispondere chiunque, anzi, magari esprimendo anche pareri differenti o al limite anche divergenti, è interessante e utile a tutti noi aprire delle discussioni, come aprire degli spazi dove io magari insieme a Paolo proporremo dei software, proporremo delle soluzioni, ma sarebbe molto interessante e utile per tutti vedere diciamo se avete voi altre soluzioni, altre indicazioni da dare, perché per assurdo magari anche noi che appunto siamo responsabili di detto corso, ci sta che magari uno strumento particolare o un servizio online o qualcosa di simile non l'abbiamo mai testato o magari non l'abbiamo testato proprio veramente a fondo. Io ad esempio lavoro quasi esclusivamente, almeno a casa, su di un Mac, quindi ho dei software anche diversi da quelli di Windows o che non esistono in versione per Windows o per Linux, e quindi ho delle metodologie, dei comportamenti diciamo ovviamente diversi e anche i risultati sono diversi. Ora al di là chi preferisce uno chi l'altro, come abbiamo già detto in più occasioni, però questo deve essere diciamo parte della libera scelta di ognuno di noi. Io andrei poi per gradi, perché
Ho apprezzato molto appunto questa discussione che si è aperta all'interno del forum, dove si chiedevano già, diciamo, gli strumenti per realizzare sia dei video tutorial o comunque delle video lezioni. Però se la cosa, diciamo, non vi disturba, cercherei non di non rispondervi adesso, ma di andare passo passo un pochino per gradi. Vai, Cumano, ti passiamo la parola, vai. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti e sono felice di stare qui stavolta in mezzo a voi. Volevo dire, in merito ai film che ci hai fatto, che ci hai proposto, l'Helpdesk medievale lo conoscevo e ci sono varie versioni, sia quella in inglese sottotitolata, c'è anche la versione italiana che hai fatto vedere. Questa qua l'ho fatta vedere in particolar modo durante il corso sulle LIM. Perché proprio secondo me è importante come l'approccio, no, a tutti i nuovi strumenti tecnologici, quindi c'era questa, come dire, questa meraviglia, no? Questo timore, diciamo, di utilizzare questo nuovo strumento didattico, che poi, insomma, ecco, non è niente altro che poi in fondo, come abbiamo sempre detto, una lavagna, insomma, una lavagna potenziata. Il secondo invece mi fa piacere che ce l'hai presentato, perché io non lo conoscevo. Molto bello, veramente molto bello e soprattutto finemente ironico. Quindi grazie, insomma, di questa proposta. Ecco, questo è il bello diciamo, di condividere, come dire, tutte queste cose, perché sicuramente ci arricchiamo di giorno in giorno. Volevo soltanto dire che è per la prima volta che partecipo a una seduta qui in Second Life. Anzi, voglio ringraziare anche Piera che mi ha fatto un po' da, è stato il mio Virgilio, mi ha indicato alcune cose che mi hanno consentito di venire qui e di stare qui adesso in mezzo a voi. Perfetto, grazie. Ti ringrazio per quanto hai detto e ne sono felice. Sì, in effetti poi io l'ho messo con doppia simbologia il secondo, perché secondo me ovviamente io per esempio sono, come credo tanti altri colleghi, non diciamo fanatico, però un patito sì e credo molto in questi nuovi strumenti, no? Proprio perché rispondono meglio a quelli che sono gli alunni di oggi, quindi ai cosiddetti nativi digitali, anche se questo è un termine molto discutibile, eccetera. Però appunto credo fermamente che sarebbe un errore anche un abbandono totale degli strumenti di una volta. Mi spiego meglio. Io per esempio sento, non perché abbia una pessima scrittura, però sento la mancanza, pur essendo adulto e pur essendo un insegnante, di una vecchia materia che esisteva una volta e che oggi purtroppo non esiste più, che è quella della bella calligrafia. Oppure a certi livelli di scuola il disegno che magari se non specifico venga trattato poco, oppure ancora, io per esempio nel professionale ho vissuto la mancanza della geografia, secondo me anche questo è un grosso errore. Faccio corsi privati di fotografia, o perlomeno privati nel senso che non sono appoggiato a istituti scolastici. Annualmente ho sempre un paio di ragazzi o ragazze intorno ai 17-18 anni che fanno il liceo artistico. Nel liceo artistico non vi è fotografia e questi poi vogliono invece intraprendere la carriera fotografica, magari andando all'Accademia di Belle Arti. Le accademie, questa di Genova, io sono di Genova, ha ancora delle materie arcaiche, però ad esempio quella di Torino ha due corsi, uno sulla fotografia, uno sulla multimedialità digitale, sullo sculpted 3D, che sono secondo me dei corsi molto interessanti, molto belli e aperti al futuro. Per andare lì vengano prima a fare il corso di fotografia da me. Proprio perché la scuola non li supporta, pur facendo un qualche cosa di artistico, non li supporta in questa materia.